Nell'ambito del progetto riformativa abbiamo elaborato, con diciamo, l'aiuto di esperti del settore, un framework di riferimento, di supporto alla costruzione di piani di programmazione di fabbisogni di personale in coerenza con gli obiettivi strategici dei settori in cui si articola un'amministrazione pubblica. E diciamo anche in linea con il decreto di giugno 2018 che ha introdotto linee di indirizzo per la definizione del piano di programmazione dei fabbisogni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il framework viene realizzato attraverso una metodologia operativa che è articolata in diversi step, che parte dalla dotazione organica dell'intero ente, focalizza i processi di lavoro, le attività di quel settore, raccoglie quindi dati e informazioni sulle attività, diciamo, che si svolgono e in correlazione con il piano della performance, individua o rifocalizza, diciamo, gli obiettivi o i tassi di copertura di quei servizi da cui poi si possono commisurare o dimensionare i fabbisogni di personale. Nell'ambito del progetto noi abbiamo elaborato una metodologia, degli strumenti operativi che sono sicuramente di supporto a programmare fabbisogni di personale in maniera corretta per fare delle politiche di reclutamento e quindi di assunzione più efficaci e anche le nuove professioni o le nuove competenze che occorrono alle amministrazioni per, diciamo, garantire, assolvere, diciamo, ai compiti nuovi che le riforme in atto, insomma, chiedono alle amministrazioni.